Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi questo è un video, i capelli bruttissimi. No. Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video. Usiamo insieme per la prima volta la palette First Love di Clio Makeup. Per il momento ho fatto la base con la BB Cream di Shiseido e adesso ho messo un primer occhi. Praticamente ho messo il Paint Pot di MAC nella colorazione soft ocre e adesso andiamo a provare la palette di Clio Makeup. Voglio fare una cosa proprio leggera perché comunque non vado da nessuna parte di particolare, quindi andrò a prendere col mio pennello da sfumatura tutto a zozzo, giustamente, il color Browin, che è questo marroncino chiaro qui, per andare nella piega dell'occhio, e vado così. Vi dico anche le mie prime impressioni e vi dirò secondo me com'è come prodotto, visto che lo usiamo oggi insieme per la prima volta. Aspettate che avvicino un po' lo specchio perché sennò sto andando in Africa. E allora, il colore è molto sfumabile. Come appoggiate il pennello rilascia subito il colore, è molto bello veramente. Faccio un make up così giusto per provare gli ombretti e vedere che sono veramente burrosi, come dicono, molto sfumabile. Ho voluto mettere la BB cream prima di iniziare perché mi sono usciti un sacco di brufoletti rossi qua e qua, e sono andata in farmacia, mi ha dato una crema antibiotica da mettere la sera, quindi ho preferito coprire tutto perché erano bruttissimi da vedere. E niente, questo è purtroppo. Allora, ho fatto la mia piega dell'occhio all'angolo esterno con un pennello a penna. Vado a prendere il color Gotham, che è il colore più scuro, e il grigio, appena appena vado a intensificare l'angolo esterno dell'occhio. Prendo ancora un po' perché cioè ne ho preso troppo poco. Questo è un grigio scuro, non è un nero, non è il classico nero, ma è un grigio scuretto. E direi che comunque è meglio, secondo me, un grigio così scuro che un nero troppo intenso, nel senso che comunque questo lo potete tranquillamente usare anche di giorno perché è meno intenso, meno scuro, essendo un grigio, meno scuro di un nero, anche se è un grigio scuro. Quindi secondo me è molto meglio applicare un grigio scuro piuttosto che un nero, anche se andiamo solo a intensificare la piega, l'angolo esterno dell'occhio. Però come scelta colore secondo me è più azzeccata di un nero. Ho intensificato l'angolo esterno e vado a sfumare leggermente nella piega, solo qui lo lascio più intenso all'interno, e così fu. No, perché dicevo, come mai non mi mette più a fuoco? Ok, quindi per il momento questi due ombretti sono molto scriventi, ma il mio trucco sarà semplice. Adesso andrò a prendere un color shimmer e vado a prendere Pop Movie, che è questo,
con un pennello piatto e lo metto su tutta la palpebra. Tutta la palpebra mobile, il colore è molto carino veramente, eh? Vado però a stratificarlo un po' perché è un po' leggerino, quindi vado a stratificarlo. Colore molto scrivente, molto bello, non so se riuscite a vederlo, però noi continuiamo a sfumare l'angolo esterno dell'occhio. Vado a prendere un po' di colore, lo vado a prelevare con il pennello picchietto. Bello, molto bello, veramente ragazze, bellissimo. Ne ho prelevato troppo, quindi arrivo, vado a prendere un pennello pulito da sfumatura. Ho preso questo di Kiko, quello che punge tantissimo, ma fa niente. Vado appunto a sfumare, sfumare, sfumare. Sfumare, sfumare, cerchiamo di non fare macchie di colore, sfumiamo. Vado a riprendere il color Brow In, che è il marroncino, lo porto ancora nella piega per andare appunto a mischiare i due colori per non avere stacchi netti, ma appunto per mischiare il tutto. I colori, allora ragazze, sono veramente setosi, burrosi, si sfumano benissimo, non lasciano macchie di colore, sono veramente top. Meno male che mi sono ricreduta su questa palette, se no l'avrei lasciata andare e magari sarei riuscita lo stesso a prenderla, per l'amor di Dio, però poi mi serve un altro pennello, porca miseriaccia. Sono sprovvista di pennelli. Arrivo. Prendo un pennello a penna, piccolino così, a lingua di gatto. Non so se lo vedete. E vado a prendere il colore che si chiama Buttercup. È il primo in alto. E lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Per illuminare l'arcata in alto e in più vado a definire le mie sopracciglia. Anche Buttercup sinceramente molto scrivente, eh? Poi scendo e lo vado a portare all'interno dell'occhio e mi farà il punto luce e mi andrà anche a nascondere tra virgolette il nero che si forma nell'angolo interno dell'occhio. Benissimo, adesso andiamo a prendere il mio classico eyeliner, no scusate, il mio scusate,
lo devo preparare prima. Questo qua di Kiko, Simil Touche Éclat, e vado a pulire i bordi del trucco, così e così. Sotto nella rima inferiore non metterò niente, perché è giorno e comunque non mi va di mettere niente comunque, e vado a pulirlo con l'angolo della mia Beauty Blender, così pulisco tutto il makeup. Non ha fatto fallout, ragazze, è veramente ottima, non ha fatto fallout. Così sono andata a pulire i bordi del mio makeup col pennello sporco di Gotham. Vado a ridefinire un po' qui, ok, è veramente stupendo, non so se riuscite a vedere. È che queste fotocamere purtroppo non sono quelle da, come si dice, da fotografo, e quindi non si notano bene come dal vivo veramente. Comunque il colore è perfetto, veramente è molto belli, i colori di Clio sono belli pigmentati. Vado a riprendere il pennello piatto e con il colore vado ad aggiungere ancora un po' di colore che ho messo qua, vado a ripassarlo picchiettandolo, pressandolo. Fallout zero, ragazze. Quindi poi metto via la palette, perché il trucco è finito così. Ho fatto un trucco semplice, veloce, da giorno. Vado a mettere questo di Kiko, l'Extra Sculpt Mascara. Tanto per mettere un po' di mascara e stare via mezz'ora. Era più che altro per provare la palette. Poi, come rossetto, vorrei applicare il nude sempre di Clio. Oh, sto registrando e si inculino loro che stanno tagliando la siepe. Non vado ad applicare a matita all'interno dell'occhio, lascerò così molto semplice. No, vabbè, non è possibile, veramente. Ma a quest'ora ci dovrebbe essere il silenzio del riposo, invece qua se ne fottono tutti, fanno tutti quello che vogliono. Mi sono sporcata, lo sapevo io. Niente, ragazzi, allora il make up è quasi finito, andiamo ad applicare il rossetto di Clio, il Nude Sand, perché non voglio niente di strong. Questo è il rossetto, molto bello, molto molto bello veramente. Mi piace tantissimo. Poi vado ad applicare infine un po' di blush.
sempre con la mia amatissima palette Mulac. Starò su un tono molto più naturale, tipo questo, con il mio solito pennellino. Mamma mia, veramente anche sta palette è micidiale, eh. Bellissima. Comunque questa palette la stra adoro, la stra amo, è la mia palette della vita, veramente penso che userò per sempre solo lei. Niente ragazzi, allora questo a me mi sembra sempre che mi fa la macchia di colore, ma non c'è macchia di colore. Perché mi fa macchia di colore in camera? Non capisco. Ho dato solo una semplice passata, di mascara, giusto per avere un look un po' naturale. Ecco ragazzi, questo è il look finito. Cosa dire di questa palette? Allora, questa palette è molto pigmentata, è scriventissima, il rossetto è pigmentato, avete visto, è molto pigmentato e rilascia veramente un sacco di colore subito dalla prima passata. Si deve asciugare adesso. E niente, mi piace veramente molto molto anche il make up, è bellissima, i colori veramente sono burrosi, non c'è fallout di colore e anche di questo ne sono contenta, quindi so che d'ora in poi posso fare tranquillamente la base senza diventare matta a fare prima gli occhi e poi la base, ma potrò fare sì prima la base, poi dopo farò gli occhi con questa palette. Penso che tutti i colori siano uguali, ne ho provati tre, penso che siano tutti uguali, quindi ho provato il shimmer, il matte e sono veramente ottimi, ottimi, bellissimi. Niente ragazze, cosa dire, questo è il look finito, spero che vi piaccia, i capelli non sono in ordine, adesso vado a sistemarli così poi vado. E niente ragazze, per il momento vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh, ho dimenticato, mi raccomando, se vi è piaciuto il video attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e mettete un pollice in su. Ciao!